Thank you.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Lo hanno chiamato Gesù. Così era stato detto dall'angelo. Si sarebbe dovuto chiamare colui che salva. Nella prima lettura tratta dal libro degli Atti degli Apostoli c'è la grande testimonianza di Pietro. La salvezza arrecata nel nome di Gesù a quel malato che sostava davanti alla porta bella del Tempio vuole dare come ciascuno di noi si presenti davanti al Signore con una storia ammalata, ammalata a causa delle conseguenze del peccato originale. Una storia priva di prospettive se non potesse celebrare all'interno di se stessa l'incontro con Gesù, l'incontro con colui che salva. E non c'è altro nome nel quale si possa trovare salvezza. Si trova salvezza in un nome, cioè in un incontro con colui che porta quel nome. Vogliamo augurarci per ciascuno di noi che Dio non sia l'illustre sconosciuto di cui si è sentito parlare, ma che non è quello che hai incontrato tu, quello a cui tu hai permesso, accorgendoti che stava alle porte del tuo cuore a bussare, di entrare nella tua vita. Dobbiamo riconoscerlo, anche se siamo cristiani, battezzati e cresimati, forse questa potenzialità, la potenzialità di questo incontro con il Signore l'abbiamo un pochino messa nell'angolo delle cose dimenticate, nell'angolo delle emergenze. Se la mia vita non funziona in altro modo, allora mi ricordo di Dio. In realtà, e il Natale ci testimonia questa esperienza, questo nome è il nome unico attraverso il quale possiamo fare un'esperienza di salvezza. È dentro questa dedizione, è dentro questo amore, è dentro questo Dio che ci ricorda la Sacra Scrittura impoverì se stesso per venire a stare in mezzo a noi, che c'è quella tenerezza che ci salva, quell'amore che rimette in piedi la nostra vita. Non siamo noi che ci salviamo perché una mattina ci svegliamo e decidiamo di essere migliori. Sono giusti certamente tutti gli sforzi della volontà e della libertà finalizzati a migliorarci su tutti i fronti della nostra vita quotidiana, ma la salvezza è dono. La festa del Santissimo Nome di Gesù ci ricorda esattamente questa fondamentale esperienza, fondamentale perché tiene in piedi come solida roccia la costruzione della nostra esistenza. Non costruisci nulla se non costruisci sulla solida roccia di quell'incontro con colui che è l'unico che può salvare, l'incontro con Gesù. La nostra vita allora, carissimi, si faccia costantemente invocazione di salvezza, esattamente come tutte le persone di cui si legge nel Vangelo, passando Gesù dentro la loro storia
ha avuto la forza di suscitare un grido, nonostante magari qualcuno cercasse di farli tacere. Ed è il grido che invoca salvezza. È il grido che invoca: fermati, entra nella mia storia, accorgiti di me, prendi in mano il mio peccato e perdonalo, portalo con te sulla croce. Gesù è salvezza perché, ci ricorda ancora una volta la Sacra Scrittura, lui si è fatto peccato, lui si è fatto maledizione. San Paolo usa parole forti per descrivere la potenza di questo nome, cioè la potenza di questa salvezza, la potenza di questa disponibilità di Dio. E allora anche oggi, contemplando il mistero del Natale, contemplando la piccolezza e la fragilità del bambino Gesù, vogliamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci perché si maturi sempre di più la consapevolezza che questo incontro non è opzionale o marginale. Questo è l'incontro che salva la nostra storia, che gli ridà una direzione, una destinazione. E il paradiso perduto non è riconquistato. Il paradiso perduto ci viene riofferto nella magnanimità misericordiosa di Dio. Ci viene detto: ecco, se vuoi, le porte del mio cuore sono ancora aperte, tu ne eri uscito, a causa del tuo peccato ti eri allontanato, ma il Padre in Gesù è ancora pronto a testimoniarti la sua volontà di correrti incontro, di abbracciarti, di fare festa. Perché il figlio perduto può anche essere, se solo noi lo si decide, il figlio ritrovato. Il figlio morto può essere quello che ritorna in vita. E allora capite, celebrare il Natale significa per davvero celebrare la festa, ma non soltanto una festa esterna, esteriore, quella che grazie al cielo abbiamo la fortuna di celebrare, ma è la festa per eccellenza che abita il nostro cuore, è la situazione per la quale il nostro cuore ritrova i motivi della sua gioia. E allora chiediamolo nella preghiera, che anche questa liturgia sia la liturgia attraverso la quale si consuma l'incontro di un amore più grande che ci viene offerto per noi, per la nostra salvezza, in sacrificio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Thank you.
Oh,
Thank you.
Jesus.
Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Creatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Oh,
Oh, you.
Dominus vobiscum. Omnipotens eterne Deus, qui creasti et redemisti nos vestice propitius volta nostra, et sacrificium salutaris hostie, quod in honore nomini Spiritui Domini nostri Gesu Christi, maiestati tue omnibus, placido et benigno multo suscipere dignemis, ut gratia tua nobis infusa, su glorioso nomine Jesu, eterna predestinationis titolo capeamus nomina nostra, scripta esse in celis, per eundem dominum nostrum Jesu Christum, filium tuo, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oh.
petite tacipietis, querite invenietis, pulsate taperietur nobis. Ques humus da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te toto corde oret opere dirigamus, et a tua nunquam laude cessemus. Sancti nominis tui Domine, timorem pariter et amorem fac nos avere perpetuum, quia nunquam tua governatione destituis, quos in soliditate tue direcciones instituis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.